Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi in questo video vorrei farvi vedere tutte le cose che mi sono comprata in occasione dei saldi. Non ho comprato tutto lo stesso giorno, in realtà ho comprato queste cose in giorni diversi, però adesso ne ho un po', quindi volevo farvele vedere. Ho comprato anche delle cose di bigiotteria perché c'è un negozio nella mia città che ha messo tutto al 70% di sconto, quindi sono riuscita a comprare degli orecchini molto carini e una collana a un prezzo bassissimo perché l'ho pagati meno di 2 euro, quindi era veramente una cosa eccezionale. Quindi parto subito da quello perché alcune cose le ho indossate in questo momento. Questa è la collana che ho comprato, è molto semplice, è dorata e ha semplicemente queste perline qua ovali che spero che voi la vediate. Insomma, comunque è fatta in questo modo e ha 3 giri, quindi è una collana unica, ma è in 3 giri. Così, uno più lungo, uno medio, uno più corto. E avevo bisogno di una collana sul dorato perché io ne ho tantissime, ma tutte sull'argentato e non riuscivo mai ad abbinarle agli orecchini che invece ne ho di più sul dorato, quindi insomma mi serviva una collana di questo genere. Poi ho preso questi orecchini che sono così dorati, molto leggeri e molto sottili e hanno questa forma di fiore fatta in questo modo. E questi mi sembravano originali, carini, insomma mi piacevano e li ho comprati. Poi ho preso un tipo molto molto più semplice perché sono semplicemente dei cerchi argentati così, e però hanno la particolarità di avere diciamo, questo motivo un po' così, come se fosse stato picchiettato, non so come definirlo, però insomma mi sembrava originale, comunque mi piacevano. E poi ho preso un paio di orecchini invece a forma di stella, fatti in questo modo, che hanno all'interno la parte nera e poi hanno il bordo invece dorato. E anche questi, insomma, mi piacevano perché sono fatti a stella e io ne ho pochi fatti a stella, però è una forma che mi piace molto, quindi insomma, quando li ho visti li ho comprati subito. Passiamo adesso all'abbigliamento. Ho preso alcune cose nei negozi e altre cose invece le ho prese online su un sito che si chiama Bonprix, che vende abbigliamento, e le ho prese lì perché anche lì comunque hanno fatto dei prezzi veramente molto molto convenienti. Io acquistavo su questo sito tanti anni fa, poi non lo avevo più fatto, mi è arrivato il catalogo, invece ho visto che c'erano dei buoni prezzi, quindi alcune cose le ho prese anche lì. Però partiamo da quello che ho preso nei negozi. Ho preso questo poncho che è un poncho a collo alto, quindi già questo è un po' particolare. Vabbè, io ponci a collo alto in realtà ne ho tre, se includiamo anche questo, perché uno mi era stato regalato a Natale da mia zia. Vi lascio il link del video con i miei regali di Natale, così potete andare a vederlo se non l'avete visto. E poi ne avevo un altro sul grigio che avevo comprato anni fa. Ne ho comprato un altro perché comunque il poncho è una cosa che io utilizzo tanto perché sono freddolosa e soprattutto quelli a collo alto mi piacciono perché sono comunque secondo me molto più carini da indossare. Questo mi piaceva in particolare perché intanto ha queste strisce diagonali nera, bianca e bordeaux, quindi già mi piaceva questo fatto. Poi mi piaceva molto il finale, sulla parte finale, perché è a punta, quindi praticamente cade sul davanti a punta e anche sulla parte dietro cade a punta, quindi insomma è un po' particolare. Io spero che riusciate a vederlo, vedete che è a punta. E io su questo ho fatto una piccola modifica. Questo era un poncho molto semplice, normale, quindi senza maniche. Io invece ho deciso di dare appena 2 punti qua e di fare le maniche. Quindi un poncho con le maniche. Io che so cucire, ne approfitto sempre della mia capacità con ago e filo perché ogni volta che compro qualcosa faccio qualche modifica alla fine. Quindi insomma anche in questo caso è andata così perché ritengo che sia molto più comodo avere le maniche piuttosto che un poncho senza maniche perché comunque io almeno personalmente riesco a muovermi con più facilità se il poncho è fissato appena appena con qualche punto piuttosto che quelli tutti aperti. Quindi insomma ho preso questo e l'ho leggermente modificato. Poi ho fatto degli acquisti da Tezenis e lì ho preso semplicemente delle maglie, molto semplici, senza nulla di particolare, ma comunque sono cose che io porto spesso. Due le ho prese già in previsione estiva perché sono due canotiere molto semplici, fatte così, hanno le loro spalline, hanno un girocollo semplicissimo e sono abbastanza aderenti.
Questa è grigia come sfondo e ha praticamente i fiori sul bordeaux e sul nero, quindi dei fiori che sembrano un po' dei tulipani e poi invece questi fiori un pochino così a fantasia sul nero. E queste sono maglie che io utilizzo tantissimo in estate perché magari se viaggio, se vado al mare, comunque io mi metto questo genere di canottiere per essere libera, leggera e poi fa caldo in estate, quindi per non patire troppo il caldo, spesso vesto in questo modo. Poi ne ho preso un'altra che ha la fantasia sempre sullo scuro, però questa volta c'è del rosa più chiaro, quindi insomma anche questa è una canottiera che io sicuramente porterò durante l'estate. Quindi insomma le ho viste e ho pensato che potevano essere utilizzate sia come intimo ma anche per uscire in estate, soprattutto se si va al mare o comunque si fanno cose di quel genere. E io più che non le utilizzerò come intimo, ma le utilizzerò comunque per uscire, per andare al mare. Quindi insomma un abbigliamento semplice, leggero e abbastanza sportivo, diciamo. Poi invece ho preso due maglie con le maniche lunghe, sempre da Tezenis, che sono un pochino diverse perché questa mi piaceva, è grigia e semplice, non ha nulla di particolare, non ha neanche una fantasia questa. Però mi piaceva proprio il fatto che fosse grigia, semplice, senza nulla di particolare, perché può essere indossata magari sotto una giacca un pochino più invece vistosa, con un po' di fantasia, eccetera. Quindi una cosa un po' più neutra, diciamo. E poi mi piaceva soprattutto il collo, perché è un collo che rimane diciamo un pochino più ampio sulle spalle e arriva praticamente qua. Quindi questo collo un po' particolare, che non so se lo vedete comunque fatto così, che mi piaceva. Quindi questa è una maglia semplicissima, ma che sicuramente utilizzerò tantissimo perché io mi conosco e so già che la utilizzerò tantissimo. Poi ne ho preso una simile che però invece è più impegnativa perché ha una fantasia particolare. Che è comunque a fiori, così, però è appunto molto molto ricca secondo me come fantasia. Tra l'altro vedo che mi sono dimenticata di staccare il cartellino e quindi la potrò utilizzare magari con una giacca nera sopra, comunque non con qualcosa di particolarmente colorato. Quindi secondo me questa è già un po' più impegnativa, però questa fantasia tutta a fiori così mi piaceva e poi era in mega offerta, quindi comunque ho deciso di comprarla. Sono tutte maglie abbastanza aderenti e arrivano in vita, quindi maglie che io comunque porto tantissimo. E poi ne ho preso un'altra, sempre sui generis, però questa volta a collo alto. Quindi questa può essere indossata magari anche sotto un maglione, perché comunque è a collo alto ed è fatta così, ha il suo collo alto. E questa fantasia sul nero, grigio, bianco, così a righe, anche questa a maniche lunghe ed è abbastanza aderente. E insomma, anche questa io penso che la utilizzerò soprattutto, come vi dicevo, sotto un maglione o anche sotto una giacca, magari quando arriverà la primavera, perché il tessuto è abbastanza leggero, non sono invernali queste, però le ho prese perché comunque il prezzo era veramente ottimo. Passiamo adesso agli acquisti che ho fatto invece online, quindi su Bonprix. Se non conoscete il sito, magari vi lascio in descrizione il link perché ci sono un sacco di cose. L'unica cosa che dovete tenere presente è che, pur essendoci la guida alle taglie, poi, secondo la mia opinione, le taglie vestono diciamo un pochino più largo e quindi è consigliabile sempre cercare di prendere piuttosto una taglia in meno, ma non una taglia in più, perché rischiate veramente di navigarci dentro. Almeno questa è la mia esperienza. Sul mio fisico ho visto che succede così, quindi insomma se siete magari piuttosto sul magro fate attenzione perché le cose sono piuttosto larghe. Detto questo, vi faccio vedere cosa ho comprato. La prima cosa che ho preso è stato questo abito fatto in questo modo. Questo è un abito di maglia e ha il collo fatto così, in diagonale, che finisce in diagonale sia sul davanti che sul dietro, quindi è molto carino. Poi ha tutta la parte, diciamo, fino ai fianchi nera tinta unita e poi in fondo ha questa gonna con queste tasche che sono tasche finte in realtà,
Però, insomma, mi sembrava un abito originale, anche se io non sono il tipo che porta tanto gonne o abiti, più che altro perché sono freddolosa, quindi in inverno, in estate magari sì, ma in inverno è molto difficile che io mi metta una gonna perché poi ho freddo. E quindi, insomma, non so effettivamente se lo utilizzerò adesso che siamo in inverno, forse magari all'inizio della primavera, quando ancora non è troppo caldo. Potrei utilizzarlo sicuramente più volentieri. Comunque io volevo un abito di questo genere perché ho poche cose un po' eleganti, un po' particolari, anche se questo non è magari elegantissimo, però è già un pochino più impegnativo rispetto alla classica maglietta e jeans. Quindi insomma mi sembrava un'opportunità perché era in sconto e l'ho preso. Siccome l'ho preso online è molto più facile farvelo vedere intero perché c'è la foto comunque del sito, quindi magari ve la metto da qualche parte così vedete come sta indossato. E secondo me era veramente un abito molto molto carino. Poi ho preso una maglia a collo alto nera che cade, diciamo, trasversalmente sui fianchi, arriva appena sotto i fianchi. È fatta in questo modo e ha appunto lo spacco laterale, fatto così, ma anche di questa magari vi metto la foto. È una maglia molto molto carina, secondo me. Quello che è secondo me particolare è la parte finale, così un po' diagonale, quindi diciamo che una parte rimane leggermente più corta, una parte leggermente più lunga, ma con questo taglio diagonale mi sembrava comunque che avesse un elemento di originalità e mi piaceva. L'ultima cosa che ho preso è stata una giacca di jeans in previsione già primavera-estate, bianca, e questa è una giacca corta di jeans molto semplice, è particolare anche sulle maniche perché ha i bottoncini anche sulle maniche, e quello che mi piaceva tantissimo è che ha una rosa qui e anche nella parte dietro sulle spalle, sulla schiena così. E quindi, insomma, questa mi piaceva proprio per questo fatto dei fiori disegnati, stampati sopra alla giacca, poi per il resto è una semplice giacca di jeans. Questi erano tutti i miei acquisti. Ho visto molti video dei miei iscritti, sempre sui saldi, sugli acquisti, mi sono veramente piaciute tantissimo tutte le vostre cose. Colgo l'occasione per dirvelo perché magari molte volte vedo il video, però magari poi non lo commento perché in qualche modo magari sto facendo qualcosa in casa, tanto che guardo il vostro video e magari poi mi dimentico di commentare, però io vi seguo e li vedo e mi piacciono gli acquisti che avete fatto. Colgo appunto l'occasione per dirvelo, già che siamo in tema di saldi e di acquisti. Ho concluso con questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi do appuntamento alla prossima, ciao a tutti!